Appassionati di motori, benvenuti a questa nuova puntata che avrà come oggetto la gara della MotoGP che si è disputata sul circuito portoghese di Portimão e la gara di Formula 1 che si è disputata in Italia sul tracciato di Imola. Partiamo dalle due ruote. Nelle due ruote il protagonista assoluto è stato Fabio Quartararo, il francese campione del mondo, su una moto che ancora non sembra essere competitiva come le avversarie, in particolar modo le Suzuki e le Ducati. Ha dato una lezione splendida di guida ai suoi colleghi ed ha vinto in solitaria e è ritornato così anche a comandare la classifica, seppur in coabitazione con Rins, appunto nel mondiale. La trasferta portoghese ci ha quindi regalato di nuovo il lasso francese tra i protagonisti, così come tra i protagonisti c'è stata una Ducati, ancora una volta non una Ducati ufficiale, bensì privata, quella di un altro francese, quella di Zarco. Le Ducati ufficiali sembrano arrancare di fronte alle Ducati private e soprattutto i due Ducatisti ufficiali, Bagnaia e Miller, continuano a collezionare, tra virgolette, figuracce. Miller, autore di un disastro che ha coinvolto lui e Mir, una staccata che appunto ha messo fuori gioco entrambi. Con Bagnaia invece che purtroppo vittima di una caduta nelle prove che poi dopo lo ha condizionato per tutto l'arco del weekend di gara. Al terzo posto si conferma l'Aprilia, una piacevole sorpresa con Aleix Espargaró che porta sul podio la moto della casa di Noale che continua ad insidiare il primato della Ducati nella MotoGP e soprattutto assunti piccoli passi, consolida una crescita che sembra essere sostanziosa e non effimero oppure frutto di un evento sporadico. Al quarto posto troviamo una Suzuki, quella di Alex Rins. Rins che a suon di piazzamenti conquista la leadership in coabitazione appunto nella classifica mondiale, ancora non ha vinto una gara, però ecco Rins sembra essere quello che commette meno errori. Questo è un campionato che secondo me lo vincerà chi alla fine commetterà meno errori e saprà essere più costante. Ad oggi Alex Rins ha tutte queste caratteristiche, tra l'altro guida una moto che è davvero molto molto ben equilibrata con finalmente quei cavalli che servono per tenere il passo della Ducati. Maluccio Marc Marquez solo sesto, vedendo come si era comportato tra le prove e le qualifiche, magari ci si aspettava qualcosina in più dall'otto volte campione del mondo. E questa volta non è stato in grado di recuperare come nell'ultima gara e quindi ha chiuso soltanto sesto. Marquez, a mio avviso, però non è tagliato fuori dai giochi per quanto riguarda la lotta al titolo, dovrà semplicemente trovare ancora di più quella alchimia con la sua moto che gli ha permesso in passato di vincere titoli e fare collezione appunto di mondiali. Certo è che ad oggi Marquez è un pochettino altalenante e soprattutto non è ancora in grado di essere costantemente tra i primi. Per quanto riguarda invece la Formula 1, proprio a casa nostra le Red Bull piazzano una doppietta che fa male, fa tanto male alla Ferrari e ai ferraristi, perché ci si aspettava chiaramente tra i cordoli di casa un'affermazione da parte di Leclerc e Sainz, affermazione che non solo non c'è stata, ma addirittura la gara si è trasformata in un incubo, anzi le due gare, sia la sprint race sia la gara vera e propria, si sono trasformate in due incubi.
soprattutto la gara principale con Sainz messo fuori praticamente alla prima curva da un errore di valutazione di un collega di pista. E con Leclerc invece che sotto pressione non è riuscito a recuperare la posizione su Perez e ha commesso un errore banale, ma che gli è costato il podio e che soprattutto da un punto di vista di morale pesa tanto. Il risultato però in sé per sé non penalizza più di tanto il Monegasco perché continua ad essere saldamente in testa. E Verstappen, ricordiamolo, seppur ha vinto ad Imola e questo è il secondo successo stagionale, ha però collezionato già 2-0 in classifica, seppur per problemi tecnici e non per errori suoi. Ecco, secondo me la differenza tra i due è questa, che Verstappen è ancora una spanna superiore a Leclerc che a differenza del ferrarista è abituato a reggere la pressione di essere al comando poi di lottare per il comando, invece il ferrarista si deve abituare, si dovrà abituare, però ecco, sono convinto che con la sua classe e il suo talento sicuramente riuscirà a tenere testa al campione del mondo. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata.